per verificare se quanto suggerito dagli interventi di alcuni consiglieri comunali potesse essere portato avanti. Detto questo, poiché non stiamo veramente travagliando per tutto, perché stiamo passando dal piano casa al PUC, agli amici pubblici di 12 giorni, al consorzio civile regale, al casone ambiente, allora ci stiamo attendendo un dibattito politico che non c'è. Thank you.
punto agli atti contenuti nella cartellina che si deve portare in consiglio comunale. In modo tale che quando noi abbiamo, perché adesso lei cita dei numeri, che anche volendo essere attentissimi alle vicende di questo comune, francamente il senso da prendere non lo ricordo, che non devo mettere neanche in conto la mia ignoranza, anche perché sulla convocazione del consiglio comunale c'è una dicitura abbastanza generica, ma che dire di 3 anni, quindi io non sono nemmeno preparato a dire o andiamo a riguardare la delibera numero 8 al numero 8, non c'è alcuna indicazione. Allora, questo è un suggerimento, non è nessuna critica, niente, anzi è un suggerimento affinché le cose siano fatte bene. La prossima volta che dobbiamo prendere atto, questa è già la seconda volta che suggerisco, però la prossima volta che dobbiamo prendere atto di qualche chiesa, al massimo, se proprio uno si vuole inserire all'interno, ma dovrebbero essere inserite, anche perché, Presidente, i risultati interrogati del Consiglio Comunale, troppo forza, arrivano con molto ritardo rispetto a quelle che sono i tempi tecnici per poter fare un risultato stenografico. Se noi facciamo il Consiglio Comunale oggi, il risultato stenografico perlomeno ci sarà per una settimana, 15 giorni. Dobbiamo dare materialmente il tempo di trascrivere tutte le tracce che noi abbiamo fatto in Consiglio Comunale, che a volte sono lunghe e difficili. Quindi, come suggerimento per la prossima volta, citiamo la delibera che dobbiamo andare ad osservare, se c'è la possibilità, sicuramente c'è questa possibilità, intendiamo la all'interno del carteggio, in questo modo noi siamo consapevoli di quello che stiamo andando a fare. Grazie, scuso ancora per la possibilità. Allora, appunto, c'è il rispetto ai voti, l'approvazione dei parametri citati. Ci approva questa seduta che non approva si apre. C'è per intervenire il Presidente Palma, secondo me. Non approviamo gli adempimenti degli altri ricevendo perché non siamo a conoscenza degli atti trasmessi al Consiglio Comunale delle delibere di cui lei chiede un voto. Quindi non so poter contrario. Grazie. Allora, gli atti vengono approvati con voto contrario dei consiglieri Manigliano, Spalzo, Funcio, Baezza, del Prete, Baezza non c'è, del Prete e Funcio. Passo dal secondo tavolo all'ordine del giorno. Okay. Gli altri del passano 11 voti favorevoli.